epistemologico, che è il ragionamento sulla tecnologia, è un qualcosa che raramente è stato fatto in Italia. E la scuola, purtroppo, che sia questa la scuola primaria per certi versi, così l'infanzia, che altrettanto la scuola secondaria, ha preso delle strade un po' diverse, per cui si confonde, come diceva prima Giuliano, la tecnologia con le TIC, quindi con la tecnologia dell'informatica e della comunicazione. Attenzione che noi invece abbiamo intenzione di ragionare sulle questioni che sono legate alle cose costruite dal uomo. Quindi da una parte abbiamo come grande sistema il biosistema, quindi l'ecosistema, e dall'altra abbiamo il tecnosistema. Ecco, queste due questioni devono essere messe chiaramente in evidenza. Tecnosistema e dall'altra parte l'ecosistema. Ora, è ovvio che chi si occupa di ecosistema sono le materie tendenzialmente legate alle scienze. La scienza di fatto costruisce modelli che servono a spiegare come è fatto il mondo naturale. La tecnologia, come disciplina, tendenzialmente cerca di costruire modelli che servono per capire come funziona il mondo delle cose costruite dall'uomo. Sono due cose che sembrano apparire distanti l'una dalle altre, ma ovviamente sono estremamente connesse, per cui i problemi di carattere generale e particolare che sappiamo per bene, che sono legate ai problemi su quello che può essere l'ambiente, su quello che può essere il rapporto uomo-ambiente, eccetera, eccetera. Ora, il fatto che nella scuola italiana, ma un po' in generale nella scuola, non ci si affronti il problema del mondo reale è probabilmente legato all'impostazione culturale che noi abbiamo, che è un'impostazione fortemente umanistica. Questo non vuol dire che gli aspetti umanistici non devono essere trattati all'interno quando si tratta di tecnologia, perché non stiamo parlando di tecnica, ma qui vedremo poi la distinzione che c'è tra una cosa e l'altra.